Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti nel video analisi prepartita di Lecce-Napoli, match valido per la 29esima giornata del campionato di Serie A. Prima di cominciare ovviamente vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere con un commento le vostre sensazioni pre-match e vi aspetto a partire dalle ore 18.50 qui su YouTube per la live reaction e cronaca della partita, quindi vi aspetto in tantissimi. Allora, ovviamente questo Lecce-Napoli sarà molto molto complicato perché affrontiamo la squadra più forte e con un grande distacco secondo me di questo campionato di Serie A, un Napoli che è a più 16 sulla seconda, un Napoli che è ai quarti di finale di Champions League, quindi una squadra veramente fortissima, viene da una batosta non indifferente, ovvero la sconfitta in casa 4-0 contro il Milan. Sicuramente il Napoli scenderà in campo volenteroso di rilanciarsi dopo questa brutta sconfitta. Noi invece veniamo da... forse noi stiamo vivendo il peggiore periodo della stagione. 5 sconfitte consecutive, ma 5 sconfitte brutte, che hanno evidenziato un grosso problema, soprattutto nella manovra offensiva. Ovvero, non riusciamo a tirare in porta, non riusciamo a creare occasioni pericolose. Ma spero ovviamente che i ragazzi scendano in campo con la voglia di dimostrare che questa squadra può affrontare un buon finale di stagione. Adesso vi lascio la lavagnetta con le probabili formazioni, ci andiamo a vedere anche il dato dei precedenti storici. Forza Lecce sempre e a dopo. Allora, eccoci qui, lavagnetta, probabili formazioni di questa sera, ovvero di Lecce-Napoli. Sarà uno scontro tra 2-4-3-3, partiamo ovviamente dai nostri ragazzi. Falcone in porta, Umtiti e Baschirotto formeranno il duo difensivo. Terzini invece, Gallo sulla sinistra e come terzino destro, secondo me, potrebbe giocare Cassandro dal primo minuto. Centrocampo, Gonzalez, Hjulmand e Malè, anche per via della squalifica di Blen, quindi dovrebbe partire titolare Malè. Attacco, perché anche qui ci sono dei dubbi. Sisè, prima punta, Di Francesco alla sinistra, sulla destra c'è un ballottaggio tra René Houdin e Gabriel Strefezza. Vediamo un po' Baroni cosa deciderà di fare. Per quanto riguarda invece il Napoli, anche nel Napoli abbiamo un po' di cambi, il cambio più importante e qui nel ruolo di prima punta non ci sarà Victor Osimhen, per fortuna nostra, ma giocherà Simeone. In porta Meret, Kim e Juan Jesus saranno i due difensori centrali. Di Lorenzo e Mario Rui, terzini difensivi. Centrocampo formato da Anguissa, Lobotka, da tenere molto d'occhio. Lobotka che sta facendo un campionato fantastico, quindi bisogna schermare, raddoppiare e triplicare Lobotka perché dai suoi piedi possono nascere tantissime occasioni pericolose. Terzo centrocampista sarà Elmas. Attacco invece formato da Lozano sulla destra, Kvaratskhelia, che ovviamente è l'uomo più pericoloso del Napoli insieme a Osimhen quest'anno, e prima punta, come vi dicevo prima, ci sarà Simeone. Per quanto riguarda invece i precedenti storici, se andiamo a vedere i precedenti in generale, ovviamente c'è un leggero vantaggio del Napoli negli scontri diretti, ma se andiamo a vedere invece le partite giocate solo a Lecce nella storia, su 17 incontri 5 sono state vinte da Lecce, 8 pareggi e 4 vittorie del Napoli, quindi c'è un leggero vantaggio per quanto riguarda il nostro Lecce negli scontri diretti giocati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Ovviamente il Lecce-Napoli che io ricordo di più fu quel Lecce-Napoli 2-1, quel gol che fece Scevantone al volo di sinistro, una vittoria molto importante ai fini della salvezza, se non erro era 2010-2011, se non ricordo male. E niente, quindi speriamo bene, io spero davvero di rivedere in campo un bellissimo Lecce, un Lecce cattivo, aggressivo, ma un Lecce che è tira in porta, perché il dato è preoccupante, cioè zero tiri in porta, meglio dire, pericolosi, nelle ultime 5 partite è un dato abbastanza netto e preoccupante, quindi mi auguro di rivedere il bel Lecce questa sera, vi aspetto nella live reaction e cronaca a partire dalle 18.50, forza Lecce sempre, e buona giornata a tutti.